o meglio ci siete? Noi ci siamo, Claudio Casolati per primo sempre perché tocca a me presentare la serata, intanto benvenuti, venerdì santo, antivigilia di Pasqua, quindi serate in cui bisogna stare tranquilli, sereni e noi abbiamo cercato, anche questa volta ma lo facciamo sempre, di darvi qualche argomento su cui pensare, qualche cosa su cui semplicemente ascoltare, ma qualcosa comunque che vi doni ugualmente serenità. Niente quindi di politica, niente cose difficili, perché la politica la lasciamo fare agli altri, la facessero bene almeno. Qualcuno sì, qualcuno meno, ma non importanza. Non prendiamo altri spunti se non avete visto il titolo: Parla di luce. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che noi cerchiamo di illuminarvi il weekend pasquale con dei momenti in cui potete pensare e fare le vostre piccole, piccole, piccole quei momenti di meditazione piccoli. Poi quello che non lo fate, ovviamente perché ci sono le peste, sono gli amici ricominciate lunedì. Questa è una cosa più semplice del mondo. Allora, siamo qui per fare compagnia intanto fino alle 20.50-51, e però non sono solo, questo l'avete già capito, perché ho già parlato un po' al plurale, poi vedete, vedrete, eh, eh, fronate, eccole qua, sono già, già inquadrate, mamma mia. Allora, intanto Anni, tu sei già stata qui da noi. Allora fai le presentazioni. Chi c'è con te? Giuditta! Buonasera! Allora, questa sera parliamo di luce, parliamo di luce, parliamo di medicina olistica, parliamo di soprattutto di, eh, in, di, di cose nuove, perché è tutto quello che è olistico mh, di base ormai lo conoscono tutti, quando ci sono progetti nuovi, idee nuove, nuove cose da fare, allora lì comincia la cosa più bella, ho oh, finalmente qualcosa di diverso. Fra non molto, e penso fra cinque minuti faremo anche una telefonata, perché tra le varie cose di cui si occupa lo studio di Anni, anzi del vostro studio, scusatemi, c'è eh, anche di fare degli studi sulle cose sconosciute, dei venti, sai te, qualcosa, però ne parliamo con la diretta interessata. Intanto Anni. Spiegaci, Anni, una cosa seria. Allora, perché si fa un'olistica un po' diversa, più collegata alle persone, più, più, eh, più viva? Io la chiamo più viva, perché se parli solo di medicina olistica, si va a guardare quelli che sono componenti, cose, serve a questo, serve a quello, però non è dinamica. Qui ci mettiamo un po' di cuore e movimento. Esatto. E Giuditta e io abbiamo pensato di aprire questo studio di Luce Armonia non solo per fare dei trattamenti olistici ma anche per accompagnare le persone nel loro percorso per riscoprire loro stessi attraverso anche dei corsi, dei seminari dove accompagniamo mano nella mano le persone a, ad ascoltarsi e a fare molte, molte pratiche di autoguarigione e di ascolto per il corpo. Questa è la parte fondamentale, cioè… Non fermarsi al... hai ehm, qualche problema? Hai, ci sono delle cose particolari per quello. Andare a studiare un po' da dove nasce il problema, perché esatto. è, è sempre dall'anima. No, ecco, allora, il, uno dei problemi del mondo attuale comunque, e questo voglio, voglio ribadirlo e ricordarlo, è che la gente pensa molto a se stessa, molto poco agli altri, e quando pensa agli altri lo fa quasi esclusivamente pro Domo sua. Se una persona ti interessa la contatti, se non ti interessa la lasci la, se anche ti contatta tu non ci sei. Questo è, credo che facciano un po' tutti così ormai, no? Perché? Perché ci siamo spersonalizzati 90% su 100 colpa di due anni di clausura forzata, quindi eh, quando ti manca il contatto con le persone diventi ruvido, no? e quindi fai fatica anche no, a riprendere i contatti che una volta i ragazzi ci riescono, ci sono subito riusciti perché perché è una cosa che li unisce ovviamente lo spritz, gli adulti è già più difficile perché 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 non hanno più gli stessi argomenti in comune che una volta poteva essere anche lo spritz, voglio dire, però era l'aperitivo chiacchierato e queste cose qua e quindi eh, l'adulto si è un po' chiuso in se stesso dopo e eh, allora non sai cosa pensa e non sai se per colpa di questo può stare male o cosa, cosa gli, gli ronza in pancia? Ecco, ho, ho detto così: questa è la mia opinione, per cui bisogna andare a vedere dentro le persone. Esatto, non hai sbagliato, perché molto spesso pensiamo anche di conoscere noi stessi, ma stiamo utilizzando solamente delle maschere che ci costruiamo inconsciamente in base a tutte le situazioni che viviamo, da chi siamo stati cresciuti e abbiamo questi schemi mentali. Giudita, tu cosa ne pensi? No, quello che volevo dire che mi ha richiamato un po' visto l'argomento che ha tirato fuori Claudio. Che soprattutto nell'ultimo periodo le persone forse mh, sono state concentrate a pensare a loro stesse, ma anche a pensare al, al malessere, quindi sempre c'era un focus su, eh, sulla patologia, su quello che, che non va, sulla persona, e, e, e questo. È sbagliato, e solamente nel momento in cui c'è una magagna una patologia le persone iniziano a, a pensare a curarsi a prendersi cura di loro stessi. In realtà, eh, prima di arrivare a questo punto, le persone dovrebbero pensare a curare il loro benessere. Quindi, fondamentalmente, quello che si fa in uno studio in un centro olistico è quello di dare lo spazio al benessere. A capire tutte quelle eh, disconnessioni, disarmonie, disequilibri che, che possono dare dei fastidi e andare a, a operare su quelli prima che diventino patologie, prima che diventino magari. Quindi, una bella introspezione, uno che deve farsela da solo, invece, la gente a casa usa lo specchio sì e no per pettinarsi o per guardare se è a posto e poi se ne va, se la barba è lunga e corta, ma. Invece bisogna guardarsi in faccia, studiarsi, dice, non hai una bella cera, non ti vedo contento. E allora cerco dove, dentro la famosa introspezione. Ma se io, dire, eh eh, se io dovessi dire Mavis, chi è? Mia figlia. Infatti qui c'è un bel... Ciao, amore ciao mamma e Mavis, hai visto? No. Ecco, <ride> Ciao okay. cuore Le, mio. Non l'avevo ancora detto, 349-0634349 è il sistema, ma Mavis. Assolutamente l'ha visto perché c'è scritto anche lo schermo, <ride> per mandarci un messaggio, ripeto 349-06-34349. 34 34 per un attimo secondo me è quasi il momento della telefonata perché altrimenti andiamo sì, in ritardo, sì. quindi grazie alla regia. E chi andiamo a contattare? Andiamo a contattare Elena che è una ragazza che verrà a fare un, da, un corso da noi, e, ma lasciamo spiegare a lei cosa farà. È una ricercatrice storica, sì. è una docente, ha fatto degli studi molto importanti, eh, oltre che essere appunto insegnante, eh, quindi di un certo livello. Ha, ha fatto queste ricerche sugli antichi usi e costumi del Veneto eh, proprio per ritornare alle radici e per scoprire cosa eravamo, dove eravamo noi. La storia. D'altronde non si può capire dove andiamo se non sappiamo da dove arriviamo. Quindi ha fatto e un questo lavoro è, e questo molto: è importante fondamentale. Sì. non è che uno all'improvviso si ritrova dove ero prima, non lo so, eccomi qua, chi sono? Non lo so. Eh. Pronto? 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 Mi sentite? Ecco qua, noi ci Ciao sentiamo per Eccoci, eccoci. Buonasera a tutti. Eccoci, allora, intanto grazie Elena di essere con noi. Grazie allora, si diceva con le ragazze, anzi, spiegavano loro che tu ti occupi di studiare antiche usanze venete. Sì. E, però adesso la prima domanda è quella più semplice: come ti è venuto in mente? <ride> Beh, intanto, grazie ancora per l'ospitalità a tutti voi. Beh, io sono docente, ricercatrice storica, e da tanti tanti anni, appunto, pur essendo giovane. <ride> studio proprio il territorio veneto ma non solo per, eh, per quanto riguarda la sua antica storia della Serenissima ma soprattutto per quanto riguarda tutto ciò che fa parte delle antiche usanze delle antiche culture soprattutto di tutto ciò che era pre cristiano quindi le nostre origini ancestrali come mi è venuto in mente <ride> grazie all'amore per lo studio e soprattutto uh, per le mie origini quando con papà andavamo in giro uh, nella Riviera del Brenta in bicicletta da piccola a cercare i resti di, di antiche, antiche vestigia della Serenissima, la passione è venuta così ed è rimasta così. Ecco, quindi noi abbiamo eh, una fortuna perché possiamo studiare Venezia, che ha una storia che supera i 1100 anni, se non vado errato, è conosciuta, sì. conosciuta, ovviamente sì. è documentata. Poi invece al mondo ci sono personaggi che hanno 400 anni di storia, come gli americani, che non sono neanche padroni di casa loro perché sono tutta gente che è andata là, si è infiltrata negli Stati Uniti, partendo dal Belgio, dall'Olanda, dall'Italia. Gli italiani sono a lavorare, dalla Francia, eccetera, e, e si vantano di essere. Quelli che vogliono insegnare al mondo qualcosa. Io non so perché, comunque, noi siamo fortunati perché abbiamo Venezia che ha il doppio di anni, abbon abbondante, quasi il triplo. Se andiamo a vedere poi la realtà della loro storia, però, insomma, noi abbiamo commesso un errore. Eh? Abbiamo smesso quella volta, c'è stato quel, 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 mamma mia, quel brutto momento, che ho detto, ma sì, no, ma va forse, e vabbè. Di quei tempi Guarda, ricordo dico, sempre, la... dico sempre che con tutta la storia nostra potremmo farti non serie tv e film, ma potremmo andare avanti altro che Hollywood. <ride> Lo dico sempre perché veramente la nostra storia è infinita. E però appunto, però non, non, ce fanno, sì. non ce la fanno studiare. Dipende, dipende. Non ce la fanno studiare, sappiamo per tanti motivi. Che Nei libri di tanti... storia, principalmente no. Assolutamente no, te lo assicuro. Appunto, essendo che insegnante, eh, ho trovato pochissimo riguardo alla storia di Venezia, della Serenissima, ma anche dei Veneti antichi, cioè veramente poco. E infatti, i miei studenti, io per quanto, eh, per quanto riesco a integrare questi argomenti, cerco di farlo nel miglior modo possibile, proprio perché a mio avviso, senza, un albero senza radici profonde non può avere, non può avere uno sviluppo delle fronde, poi. Eh, serene per il futuro perché senza eh. radici noi non possiamo andare da nessuna parte e con la bora che tirava una volta se <ride> non hai radici profonde non stai in piedi Assolutamente ovviamente. No. ovviamente ecco ma eh, come la prendono i ragazzi questa cosa perché sicuramente sono abituati ai libri di storia normali dove mh, anche gli insegnanti vabbè sapere due cose tre date un, un avvenimento e finisce lì non c'è un grosso Credo almeno che ricordo io. Sono andato tanti anni fa a scuola, però non, sono, non credo siano cambiati molto. Non c'era un grande interesse per la storia in generale. Se non per una, magari a qualcuno piaceva una piccola parte della storia recente, ah. ma è questa qua del de, de nostra, diciamo del Veneto? Guarda, ehm, tipo, i miei studenti sono tutti comunque molto appassionati proprio eh, perché eh, oltre a quelle quattro H sui libri di storia, Venezia Repubblica Marinara e Venezia Caduta con Napoleone, non si dice altro. Quindi mh, quando io propongo sia sei ragazzini delle, delle scuole primarie che agli studenti poi del mio corso universitario, quindi, a livello che è calibrato, eh, appunto, dello studio della storia veneta in modo più approfondito, vedo che proprio gli occhi si illuminano, perché comunque è sangue, il sangue non mente. Diciamocelo: noi veneti <ride> su questo siamo molto, molto territoriali, anche se un po' l'abbiamo dimenticato forse. Ecco, però sì. eh, quello che mi, mi fa sempre spesso sono i ragazzini più piccoli che non capiscono, non comprendono e poi si fa vedere veramente la grandezza del popolo veneto antico <coughs> e moderno poi, e si illuminano proprio per vedere quanto abbiamo di perso, quanto abbiamo di nostro che non, non ci viene dato da sapere ecco. Sì si parla molto dell'impero romano, però non è che quello eh, veneziano fosse molto di meno, eh, per, via, per via era. dei confini toccati fra l'altro. Assolutamente, ma io vado ancora più indietro, io vado proprio alle origini del popolo veneto, quindi gli antichi veneti, i paleoveneti… E dopo la romanizzazione, per vedere tutto ciò che deriva da, dall'antichità fino ai giorni nostri, cioè cosa c'è rimasto di quel mondo di storia veneta che ha più di 3000 anni. Se noi ci pensiamo, che cosa è rimasto? Ecco, questo è quello che io cerco di, eh, tirare, di ritirare fuori alla luce anche grazie a nuove pubblicazioni editoriali che ho dato, dato alle stampe quest'anno. Insomma, sto cercando di seminare bene, spero, e con l'aiuto di Giuditta e Anni vedremo adesso di far partire il corso eh, al centro, insomma. Beh, hanno sempre detto che la storia la scrivono i vincitori, però ormai la scrivono adesso, che non sono più i vincitori quando c'è la Venezia o gli antichi romani, la scrivono adesso, che i vincitori sono altri, e scrivono esattamente quello che vogliono. Però se, se, non vorrei sembrare, perché a questo punto adesso mi scuso se qualcuno ha capito male. Però a me piace pensare che la gente voglia studiare il passato per capire cosa c'era di buono. Perché se no dice, eh, ma no, ma tu adesso sei razzista, parli solo del Veneto piano. Parliamo della storia del Veneto e non è razzismo, è la storia di una popolazione che va avanti migliaia di anni. No, non proprio dieci minuti. È per quello che dicevo. Che è giusto studiarle ma se si può anche entrare nei particolari perché per esempio adesso, eh, confermami tu perché io ho letto sai mi sono sempre interessato un po' anch'io però e eh, eh, uno pensava non alla figura del doge eh, uno magari immagina eh, se, se fai un paragone con la politica attuale da essere da essere presidente o essere eh, presidente del consiglio o presidente della repubblica dice sarà quello che fa quello che vuole che io ricordi invece no Dovevano stare attenti perché doveva intanto esserci sempre e poi gli facevano anche. Se non vado errato, poi dimmi tu se ho letto una bufala: gli facevano il controllo di quello che aveva dei possedimenti e dei soldi prima che cominciasse a fare il doge e la stessa cosa alla fine per vedere se intascava. Sbaglio, io ho letto questa cosa. Dici giusto, ma guarda. Quando mi dicono, appunto, cioè a me spesso è stato, è stato detto di essere troppo campanilista perché mi occupo di storia veneta, ma dico: amo talmente la mia terra, amo talmente le mie origini, che non vedo perché non ne dovrei parlare. E ed è giusto il doge assolutamente il doge, poi la carica dogale veniva spesso eh, affidata a questi appunto patrizi che non sempre erano molto felici di eh, dover fare il doge proprio perché era una carica che sì, dava prestigio, dava potere ma era una carica che eh, ti insegnava di grandi responsabilità e soprattutto eh, non era una sorta di eh, re o di duca o di imperatore, ma il doge era proprio colui che eh, regnava su Venezia in quanto tale, era lo stato della Serenissima e questo è proprio anche la figura del doge in quanto tale, eh, che per carità <coughs> abbiamo dei nomi di doge che non si sono comportati proprio eccessivamente, però ci sono appunto stati grandi eroi della storia veneziana che hanno portato la Serenissima ad essere quella che poi è stata per, per 1600 anni in realtà. Quindi hai, hai detto molto bene. Ecco, Io volevo fare un paragone attuale, voglio dire, adesso tu sai che a Camera e Senato ce ne sono tanti, tutti questi che si candidano, eccetera, eccetera. Infatti, io stavo pensando che se facessero, è vero, una piccola analisi dei possedimenti e dei beni di, di tutti i tipi prima della candidatura e a fine mandato, non so se si candidano tutti. Assolutamente. Cosa dici te? Perché... Beh, se, sì, io sono malizioso, un, eh. sono malizioso mezzo. di mio, sono malizioso di mio e ovviamente sì, non, non si va a mirare a nessuno, però credo che, eh o no? Certo, assolutamente, ma guarda <coughs> la forza anche della Serenissima che poi penso sia stato uno dei motivi per cui <coughs> è stata fatta cadere in realtà. Era anche questo l'estremo ehm, modo limpido che aveva anche il patriziato, seppur con tutte le sue eh, particolarità, però di trattare con, con il popolo e, con, eh, e comunque con il governo stesso della Serenissima. E eh, che questo manca proprio alla politica che poi è stata successiva alla Serenissima, ma non solo a Venezia, proprio intendo nel mondo dovrebbe un po' più di vecchio mosso maiorum, come dicevano i latini, il ritorno al costume degli antenati. Sì, quindi il popolo era più attivamente vicino, e sceglievano attivamente. e ovviamente comandavano i politici del momento, però erano più vicini, co condividevano un po' le idee e eventualmente si lamentavano vuol dire? Assolutamente sì, ma pensate che eh, per la Serenissima, anche per quanto riguarda eh, la classica inquisizione, la caccia alle streghe, faccio sempre questo esempio anche in argomento. Eh, alla Serenissima non importava ad esempio se tu praticavi qualche tipo di magia o di arte oscura, arte arcana, perché alla Serenissima importava solo che tu non fossi un eretico e che tu non andassi ovviamente con le tue, le tue preparazioni, i tuoi unguenti, le tue pozioni magiche, che poi in realtà erano altro che preparazioni erboristiche, non andassi a eh, far del male o a intaccare la sicurezza dello Stato veneziano. E per questo Venezia era estremamente avanti con i tempi, cioè estremamente libera eh, Moderna nella sua, nella sua visione anche del mondo, però l'importante è che lo Stato non venisse attaccato. E vi erano questi personaggi, i Signori di Notte e Criminale, di cui ho parlato in uno dei miei libri, che erano appunto la polizia notturna della Serenissima, che era una sorta di magistrati notturni appunto che si occupavano di controllare tutto ciò che avveniva eh, di misfatto e di fuorilegge durante le ore notturne. E appunto loro controllavano che non solo mh, venissero gestite bene le, le varie parti della Serenissima, però anche e eh, soprattutto che nessuno andasse a rompere le scatole fisicamente allo Stato. E poi che cosa facevano? Si eh, rendevano utili perché? Perché avevano proprio il popolo che andava a parlare con i magistrati. Quindi il popolo stesso che andava a cercare sicurezza, che andava a cercare. Eh, andava a cercare sì, aiuto proprio da chi doveva proteggerlo e questo è estremamente importante ecco dopo invece il, de, della storia tutti quanti parlano solamente del carnevale del, della gioia nei palazzi queste cose qua che c'è stata anche quella però tu hai messo in luce tante altre cose decisamente più importanti mi dici i titoli dei tuoi libri? Ma certamente, allora il primo è Signore di notte e criminale, la Polizia Notturna della Serenissima. E poi mi sono dedicata appunto allo studio delle antiche tradizioni popolari venete, quindi proprio dal mondo antico fino ad oggi. E ho diviso questo mio studio in tre tomi. Il primo è Divinità, Rituali e Magia nell'Antico Veneto. Il secondo è Calendario Tradizionale Veneto Pagano. E il terzo, che è l'ultimo, è folklore e magia popolare del Veneto. Quindi proprio parto dagli antichi riti dei paleo fino alle leggende e alle preparazioni delle strighe e delle erbane del nostro territorio. Eh, intanto faccio i complimenti. La, per, la ragione è anche duplice perché quando dicevo, beh, insomma, insegnante eccetera, hai cioè una voce da bambina perché onestamente sì. chiunque lo può percepire per chiunque sia davanti sì. alla televisione hai una voce estremamente giovanile sei giovane anche sicuramente però sembreresti giovanissimissima poi quello che ha fatto libri così insegna eccetera eccetera non può avere vent'anni però sicuramente dalla voce potresti averli ecco, questi sono i primi complimenti il secondo per l'impegno che ci metti e quindi, beh, insomma, un momento o l'altro magari se faremo una puntata sulla storia di Venezia sarà, sarà piacevole che tu ci, ci venga a trovare per parlare di tante cose che la gente non sa. Noi cerchiamo sempre di portare alla luce delle cosette che per gli altri sono quisquiglie, forse perché non le sanno principalmente, ma se, se invece la cultura tutti i giorni si impara qualcosa, da te ne abbiamo già imparato un paio. Ed è, ed è così che deve aggirare il mondo. Quindi, intanto, grazie veramente. E che grazie dirti? Grazie mille, grazie, se, se. e buona continuazione con Annie e Giuditta. E so, vediamo appunto di riportare questa, questa nostra storia, questa nostra tradizione in modo più attivo. Grazie di cuore. Grazie a te. Ciao Elena, ciao. ciao, ciao, ragazzi, ciao, ciao. E buona Pasqua, sì, ovviamente. Buona, buona Pasqua, <ride> grazie. Allora, ciao Mamma Giuditta, sei bellissima. Ah. Ti vogliamo tanto bene i tuoi bambini, Rachele, Rebecca, Tobia e Joele 349 0634349 mm. e ci siamo è arrivata anche questa e via. Allora, eh, esaustiva sì. al 100%, non c'è da aggiungere niente. <ride> Se, no, se non Scusate. che noi siamo molto onorate. Di... <coughs> ecco, E poi Approfizio. deve arrivare anche la tosse, se no non sarebbe neanche bello. Ma in realtà, eh, momenti di storia così andrebbero approfonditi e cercheremo un momento o di farlo. Non è giusto l'antivigile di Pasqua parlare troppo di storia, parliamo di cose un po' più amene. Adesso qui c'è qualcosa che vedo inquadrato, cos'è sì, questa cosa? Che siamo... Questo è il corso esatto. di storia che però l'avete proposto voi, è una cosa che si può fare grazie... Alla vostra luce o sbaglio? Luce Armonia, sì. sì. Infatti, noi volevamo dire: eravamo molto onorate proprio di ospitare Elena Righetto eh, nel nostro studio, proprio per fare questo, questo corso storico-culturale aperto a tutti. Eh, quindi, non è solo un corso universitario per chi se ne intende, ma proprio perché la cultura è di tutti, la storia è nostra, è di tutti, e poter condividere queste cose, capire che quando si parla di: erbarie, non sono le streghe, ma comunque una cosa che ci appartiene, che viene da, dal nostro territorio, oltre a tante altre cose del folklore veneto, e quindi noi siamo molto onorati di poter ospitare questo corso e invitiamo le persone a iscriversi perché è importante proprio recuperare le nostre radici, come diceva Elena. E, ecco, e la parte armonica. fondamentale, da quello che ho capito, è che uno non è che dice mamma mia ma io non so niente di queste cose qua cosa vado a fare la figura del pellegrino che va a ascoltare e basta è proprio andando ad ascoltare che si fa qualcosa di buono perché le cose che non sappiamo ripeto l'ho anche detto prima ogni giorno bisogna imparare qualcosa se è una cosa di cui siamo curiosi non necessariamente dobbiamo avere una preparazione universitaria perché allora lì troviamo qualcosa che integra la nostra preparazione possono anche raccontarci cose di cui non sappiamo assolutamente niente però sono cose verificate, sono cose studiate, che entrano ed è un piccolo tassello della nostra cultura personale. Quindi può essere esatto. una ragione proprio anche per la curiosità. Credo che, che sia così no? la, la ragione fondamentale, perché no, come dicevi non è un corso universitario, però di fatto il valore potrebbe essere simile, nel senso che viene a sapere cose che non leggi sul giornale, non esatto. leggi sui libri di storia, perché? Perché si parla di altre cose, si accurcia. E se, se c'è gossip, bene, se no no, ecco lì, non è gossip, è storia, con la S maiuscola. Però non fate solamente quei corsi là, voi, no. per dirla così. C'è un corso che faremo insieme io e Giuditta, che saranno delle meditazioni particolari, eh, dove starete, saranno le persone accompagnate con l'energia dei cristalli, le, le essenze di Giuditta, con, preparate con le sue erbe. E dove guideremo le persone ad entrare ancora in profondità dentro se stessi. Poi ci saranno eh, delle persone anche molto conosciute, ci sarà Thea Crudi, che è una cantante italiana di mantra, ci sarà Federico Cella con la sua meditazione de, dell'ossidiana, che è uno specchio di, fatto di ossidiana, che ti permette di vedere il tuo vero essere attraver attraverso lo specchio. Poi cosa ci sarà? Poi ci saranno corsi di yoga, preparto, postparto, ci saranno... Qui forse abbiamo anche delle foto, ci sono la regia lo sa, ma un po' la volta ce le mette, ci noi, noi ci parliamo eventualmente sopra. Eh? Poi ci saranno dei corsi, volte... ah, <ride> queste erbe di Giuditta, che sono dei corsi dove andremo ad approfondire l'uso non solo medicamentoso, curativo delle erbe, ma anche quello più arcano, eh, collegato anche alla storia del, del nostro territorio e sarà poi tutto un percorso per riscoprire il femminile, la preziosità, la creatività della donna che a volte va un po' perduto e ci saranno delle meditazioni molto importanti di guarigione del grembo. Eh, questo grembo della donna che tanto spesso ultimamente è stato bistrattato, trattato male. Ecco, la donna ha bisogno di trovare una guarigione profonda, storica dentro di sé. E una forza creatrice rinnovata in questo momento storico, nel qui e ora, proprio perché secondo me tante cose belle che possono essere fatte in questo mondo è proprio grazie alla donna. E oltre alla guarigione del grembo, ci saranno proprio anche dei corsi di, di risveglio del femminile, cioè la donna deve recuperare la sua vera essenza. Abbiamo passato tanto tempo, tanti anni a scimmiottare il maschile. E che abbiamo un po' perso la nostra essenza questo è importante ritrovarla e all'interno del nostro studio ci proponiamo proprio di far questo perché la donna è una potenza, dobbiamo smetterla di pensare che la donna è qualcosa di meno e che deve essere simile all'uomo, è una potenza in quello che è nella sua essenza. Allora, una delle cose che ho sempre sostenuto è che nel momento in cui si è per, finalmente compreso che esiste una parità assoluta e quindi non ci deve essere nessuna differenza chi però ha portato le donne a quel punto là, cioè a quella, chiamiamola, vittoria contro quello eh, che era un modo antico di pensare che fosse qualcosa più piccolo dell'uomo, chi ha portato a quella parità si è dimenticato una cosa, il lavoro. Perché il lavoro è sempre con i contratti da uomo e lavorano le donne con i contratti da uomo, prendendo anche meno soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Lì è stato fatto veramente, la, la ciliegina sulla torta è mancata. Questa è una delle cose che non hanno ancora fatto, detto interno. <ride> E io lo dico, lo sostengo, l'ho predicato dal 2010, non è proprio ieri. Continuato a predicare, avevo anche fatto tra me e me dei progetti, però, che non posso applicare. Ecco, però il giorno che fossi, dicono sei casolati, eh, vuoi fare una lezione? La Meloni va in ferie, per un giorno sei tu là. Ecco, se mi lasci fare una cosa per un giorno, il lavoro delle donne lo sistemo io. Questo ecco, è tanto per fare. Ma eh, eh. però effettivamente, eh, grande impegno adesso. A dare valore alla donna, grande impegno per evitare di mortificarla, però si dimenticano ancora le cose. Ed è, è lì che, 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 ripeto, manca la ciliegina sulla torta, perché quella copre tutto il resto. Allora, se ci sono dei contratti da donna fatti per le donne, ci sono mille cose in cui dopo non si incappa più eh no, ma eh no, non c'è più né no né ma. Dopo siamo tutti uguali vera, veramente, ognuno con il suo contratto. E, scusami se no. ti ho interrotta, ma. E questo è un corso che farò DNA. io, <ride> Son, è un corso questo che riguarda i quarzo iallino, il cristallo di rocca e sono i quarzi maestri che hanno delle forme e delle geometrie particolari con dei simboli. Io aiuto a capirli, a riconoscerli e tramite delle specifiche meditazioni aiuto, aiuto le persone ad entrare in contatto con questo cristallo. C'è una leggenda che dice che hanno dei messaggi molto potenti da portare ancora da dall'antica Atlantide, dall'antica Lemuria e se riesci ad entrarci in contatto, in contatto ti porta a delle conoscenze molto molto potenti. Ecco, qui abbiamo, hanno principalmente, utilizzato la parola meditazione più volte. Adesso, eh, non so se vi è chiaro il termine, meditare non vuol dire seguire qualcuno, vuol dire parlare con se stessi. Perché uno pensa eh, andiamo a meditare, allora no? cosa facciamo? Ci mettiamo tutti là, in silenzio um, no, piano 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 piano. Si può fare a casa, si può fare insieme, sicuramente. Allora ci può essere un argomento. Però una volta esposto l'argomento, uno si chiude un attimo in se stesso e comincia a meditare. No, sbaglio perché io, io tengo sempre spiegato, di dire delle, de, delle cavolate: che può essere. Mi <ride> capiterà spesso, l'ho sempre detto. Però credo che, che vada specificata cos'è la meditazione. È una cosa personale. Cioè, la meditazione di gruppo, ognuno medita per conto suo, non, non, non è come lo spritz di gruppo, ognuno beve il suo, eh, si è capito. Però ci si guarda in pace, eccetera lì. E sei tu e tutto il resto non c'è. Perché uno quando medita, può avere gli occhi aperti avere le persone davanti, però credo che si chiude in se stesso. Dimmi esatto. quanto può essere profonda la meditazione. Anche tu? quando vai a fare una meditazione guidata. Anche se dici la stessa cosa per tutti, ogni persona è a sé, ogni persona visualizza qualcosa che è nel proprio profondo e se riesci a decifrare quei colori, quelle immagini che vedi, riesci ad andare anche a memorie molto molto antiche, anche memorie genealogiche. Io adesso sto facendo anche un percorso che si chiama Medicina dell'Essera che va anche a toccare queste cose genealogiche che ci portiamo anche dei nostri antenati e tramite le meditazioni possiamo andare anche a guarire di scompensi fisici che ci portiamo che non sono memorie nostre ma memorie dei nostri antenati. Quindi la meditazione si può fare in molti modi, c'è la meditazione attiva. La meditazione anche mentre disegni, mentre crei, è quello stato mentale che ti porta nel qui e ora ad essere presente. Tanti a volte dicono: Madonna, come faccio a meditare e rimanere in silenzio e non avere pensieri? A volte è anche proprio osservare i pensieri, osservare, catalogarli, dargli eh, un'importanza e lasciarli scorrere è poter chiudere gli occhi e ascoltare il rumore più distante, quello più vicino, ascoltare la pelle, l'aria, essere presenti nel qui e ora, perché questa è la realtà. Anche due secondi fa che parlavo è già passato. Se noi riusciamo ad essere presenti nel qui e ora, la nostra vita riesce a cambiare tantissimo, perché tanto spesso sprechiamo il nostro tempo del presente nei ricordi del passato o nelle preoccupazioni del futuro. Se noi stassimo qui nel qui e ora, già faremmo tanto e dopo con la meditazione impariamo anche a conoscere più noi stessi, a smontare queste maschere e a capire veramente la nostra essenza. Questo è quello che ho fatto io perché sono sempre stata piena di maschere e sono riuscita a capire chi sono anche grazie alla malattia che ho spiegato l'altra volta e come vedi sono riuscita a realizzare questo sogno anche grazie a Giuditta. E quindi ho tanto, tanta esperienza da portare alle persone, tante esperienze personali, non lette nei libri, e che mi piacerebbe condividere con tutti voi se venite a trovarci. Allora, eh, io la butto così: se uno vuole cominciare a vedersi e a meditare dentro di sé, per una piccola introspezione, si può cominciare sicuramente anche con lo specchio. Sì, Perché nel momento in cui ti guardi allo specchio, adesso tu me lo confermerai se è vero. Tu credi di vedere una persona, ma se cominci a guardare con attenzione, vedi un'altra persona. Perché, ripeto, la gente si guarda se, se è una donna per il Rossetto, per la Cipria, per quello che è, l'uomo per i capelli, per la barba, eccetera. Cioè, però sono, sono sguardi fuggevoli mirati, no? Devo vedere se, se. Ma dopo, se invece sei solo tu e ti guardi, se, chi sono? Chi sono? perché questa è la domanda che uno dovrebbe farsi e questo potrebbe essere l'inizio della meditazione dopo uno si trova male in mezzo alla gente preferisce di notte quando è a letto buio, da solo, si, si sdraia e vaga col pensiero nella meditazione interiore però lì sono credo step, no? Sì. però il, quello più di impatto deve essere guardarsi allo specchio perché cosa vedi? perché non, non è come guardare la fotografia lo specchio è diverso sono le foto dove ti piaci di solito la gente non si piace mai nelle foto ci sono però alcuni che bene che sono venuto e lo specchio è, 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 non è una fotografia, quello è il si sì, è ic et nunc, lì, sì, sei così, quel giorno più pallido, quel giorno più, più così, brutto, dei giorni più radioso ma sei lì in quel momento, ecco. Quindi c'è lo, lo specchio dell'anima viene fuori, sì, l'anima allo specchio solo... si specchia, posso dirle, eh... è sbagliato? Sì. <ride> sì, a volte basterebbe solo... Guardarsi senza giudizio, e già quello fa tanto. Eh, lo specchio non è solamente lo specchio, c'è anche la legge dello specchio che utilizza le persone, i comportamenti delle persone, è sempre uno specchio che ci viene fatto. Eh, vuoi parlare un po' tu della legge dello specchio? <ride> Stavo pensando la stessa cosa, tra l'altro. Che a volte eh, è vero uno magari fa anche fatica a guardarsi allo specchio perché tanti dicono ah no aspetta che passo dritto che mi vedo che è sveglio che non mi veda però eh, proprio lì là non, non scappi nel senso che a volte proprio guardare una persona è guardarsi allo specchio quindi anche se tu eviti gli specchi a casa la persona che incontri per strada il compagno la compagna l'amico l'amica tuo figlio ti può far da specchio quindi in un momento che magari tu lo eviti però hai sempre qualcuno che ti fa vedere quella cosa che non vuoi vedere ed è utilissimo. Ed è utilissimo perché nella legge degli specchi, a volte vedi un comportamento di una persona che non ti garba, che ti dà fastidio, in realtà è qualcosa di tuo. E allora anche là è giusto approfondire, andare a fondo quell'introspezione e dire "Ma perché mi dà fastidio? Cosa c'è di quel eh, lato del carattere su cui forse devo io in primis lavorare?" E, e là partono dei lavori grandissimi, per cui allora uno si domanda sempre: aspetta, mi ha dato fastidio questo atteggiamento? Ma mi dà fastidio lui? Mi dà fastidio l'atteggiamento? È qualcosa che mi dà fastidio di me stesso e che io non riesco ad accettare, sul quale devo lavorare? Quindi anche là si aprono degli approcci eh, infiniti al, alla questione, ecco, al tema. E sullo specchio, per esempio, eh, io ricordo una cosa antichissima difficile che possiate ricordare perché parliamo di una trasmissione che era alto gradimento, io vado a Naso intorno al 1965 perché sicuramente avevo tolto da poco le braghette corte, dovevano essere anni così, e dove tra i vari personaggi che c'erano di Arbore e Boncompagni, ce n'era uno che doveva chiamarsi, credo, Pasquale Zambuto, una cosa di questa genere qua, che però diceva, ma guardate in tuo specchio e mi sono sputato in faccia. Allora, allora, cosa vuol dire? Vuol dire quando una persona si guarda allo specchio e mamma mia cosa vedo, e, e allora vuol dire che non, non si rende conto o meglio si vede brutto e, e, e non bisogna arrivare a questo ovviamente, no? bisogna guardare e sorridersi e dire che bello che sono, però se ti guardi attentamente e, e identifichi qualche problema che hai su quello puoi lavorare. Se invece non ti guardi allo specchio, non vedi che hai problemi e non lavori su niente, fino a quando non te ne cascano addosso cinque insieme. Ecco, questo voglio dire, secondo me il sistema dello specchio, specchio ovviamente delle mie brame, che è la più bella delle brame, sì. è, è, è questo, no? Da, da, sì. Perché se identifichi i tuoi problemi, quindi guardarsi allo specchio vuol dire guardarsi dentro, e, e una alla volta li puoi affrontare, se te ne vengono addosso troppi, dopo allora che c'è? Depressione, caduta, non esatto. ti fidi più su. Devono tirarti su di peso. Sbaglio o, o, o funziona un po' così, almeno per no, chi no. volesse fare Dici, una meditazione eh, interiore? Ma e anche, eh, scusa, <ride> <Okay>. <ride> soprattutto chi affronta per la prima volta questo tipo di meditazione, introspezione, è, è quello il bello e l'utilità di farle insieme o comunque di avere una guida nel farle, proprio perché non sai cosa puoi andare a vedere. E a volte c'è bisogno anche di, quel, di quell'aiuto che ti faccia andare in profondità, ma a piccoli step. E anche perché siamo infinito e non si sa cosa può venire fuori. A volte bisogna sì, in, andare in introspezione, ma a volte con cautela. E soprattutto mettere da parte l'ego. Mettere da parte il giudizio, riportiamo sempre dal stesso argomento. Quando tu ti guardi con il cuore, invece di vedere quella persona brutta, quella persona che sembri sia un sfigato, vedrai quel tuo bambino interiore che sta urlando aiuto. Molto spesso le cose partono, anzi, sempre dal tuo bambino interiore e da tutte le ferite che ha questo bambino. Quando lo comincerai ad abbracciare, e tenere per mano e capirai veramente i suoi comportamenti in base alle ferite, lì hai fatto bingo, perché molto spesso su qualsiasi tipo di azione dietro c'è una buona azione. Dipende sempre capire cosa l'ha spinto a fare quello, quale ferita l'ha toccato. Quando hai coraggio di guardare questo, tu hai capito tutto nella vita. Quindi identificare se c'è un problema però senza spaventarsi, se c'è cioè, problema c'è. Bisogna andare andiamo a, vedere, andiamo a vedere da Noi dove salta fuori. Noi facciamo anche questi percorsi, farò anche io, anche Giudita farà i suoi percorsi. Io farò un cerchio che si chiamerà il cerchio di risveglio dove porterò anche l'autoguarigione in base all'esperienza che ho avuto io e farò proprio de degli esercizi con gli specchi eh, di condivisione soprattutto perché tanto. Volte le risposte, anzi, sempre le risposte le abbiamo dentro di noi e le riesci a capire solo condividendo. Quindi facendo questi cerchi di condivisione, riuscirai a capire tutto quello che è dentro di te. E noi vogliamo creare luce e armonia è fatto per creare unione. Non esiste che uno è più dell'altro, siamo tutti uniti tutti insieme ed è questo che vogliamo portare nel mondo. Per questo il nostro studio ha questo spazio, questa sala dove noi diamo la possibilità alle persone, artisti, persone che sanno qualcosa, che, che non, non hanno un luogo dove spiegarlo, noi diamo la possibilità, infatti se siete anche interessati a contattarci, diamo la possibilità sì. di questo spazio perché luce e armonia non è solo di Giuditta e di Annie, ma è per tutti. E voglio mandare questo messaggio. Per far capire che uniti insieme possiamo risolvere qualsiasi cosa. Ecco, quando si è in tanti, per esempio, il solito problema, ho una pianta in casa e mi perde le foglie. Perde le foglie. Allora uno dice: beh, l'hai messa dove c'è poca luce. Uno può pensare, e l'altro si sì, ma gli dai da bere ogni tanto? E l'altro dice guarda che lì c'è troppa corrente d'aria. Tre ragioni reali per cui una, una, una pianta patisca. Eh. Ci sono, e sono, Parliamo di piante che vedete subito dove sta il problema, però non sempre si identifica. Ecco cosa vuol dire allora avere altre persone. Intanto gente che conosce di qualcosa e che lo venga a condividere, perché quando si dice dello spazio delle persone di spiegare quello che sanno. Quindi è una condivisione della conoscenza. Esatto. E questo cosa vuol dire? Che ti aiuta perché già conoscere noi stessi è dura. Però, se finché cerchi di capire come un altro, poi ti paragoni, poi ti capisci, dici: Ma sai che forse noto, allora un po' mi capisco anche da solo. Io vado sempre per la proprietà transitiva, io sono stupido, se trovo uno meno stupido, divento meno stupido anch'io. Ecco, tutto qua. E questa è la, e questa è la, la, la cosa classica, mi, mi metto sempre dalla parte degli stupidi perché è giusto. Ma, eh, eh, quindi la condivisione può venire spontanea. Sì, l'importanza della, della condivisione è di creare anche rete, perché alla fine io condivido ma anche creo una rete importante di persone che, che possono aiutarsi, darsi la mano e davvero ehm, creare questo habitat, questo bel humus per mettere nuove radici e, e anche per migliorare un pochino questo mondo. Insomma, poi ognuno viene da, dai propri studi. Io, per esempio, eh, parto dalla mia base. Io sono infermiera che ha deciso di, di mollare il suo lavoro abituale per prendersi cura in maniera diversa di me stessa, ma prendermi cura in maniera diversa anche degli altri. E questo Comunque, talento, con delle basi pragma pragmatiche del, dell'infermiera? Sì, sì. Quindi... Che è fondamentale questo, vero, vero? Che... Cos'è Crudi? Tea Crudi che farà il suo concerto certo. il 6 maggio nel nostro studio, quindi abbiamo l'onore anche di avere lei, che è un nome abbastanza importante nel, nell'olistico, in ambito olistico e anche a livello di, di cantante. Ecco. Quindi siamo anche felici perché abbiamo dei nomi eh, di, un certo, di un certo livello. E, e tutto sta arrivando con molta semplicità nonostante le difficoltà, nonostante i salti che abbiamo fatto perché sono dei salti grandi, e io l'ho visto nella mia vita però era un salto che dovevo fare eh, per restare fedele al mio, al mio essere e al mio voler prendermi cura degli altri in maniera sana Esatto Quattro bimbi hai anche, fra l'altro. No? Quattro bimbi Quindi, meravigliosi. Non è che, che uno se, se curasse solo se stesso dice: vabbè, può fare anche i salti strani, per carità, <ride> ma quando hai quattro bimbi, devi fare dei salti che ti permettano di continuare a fare quello che fai in famiglia, voglio dire, ecco. E, certo. e le caratteristiche delle persone che, che si possono iscrivere? C'è qualcuno che non può o, o tutti possono? Devono essere tutti, tu, tutti giovani, vecchissimi, medio, maschio o femmina? <ride> e, 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 tutti, e... tutti 95 e 60 Uguale? <ride> no, beh biondi eh, faccio... mori, alti bassi, anzi vorremmo fare anche in programma Perché curiosi, io vorrei dire perché curiosi curiosi, curiosi che abbiano dirla. veramente voglia di star bene con se stessi, con gli altri che abbiano voglia di mettere eh, a frutto anche i loro talenti perché questo è luce e armonia ecco, non consideriamo una discriminazione perché se non c'è curiosità è tanto inutile cioè la, la possibilità è aperta a tutti, però uno non va così come va a prendere uno spritz, hai capito? Che se non gli piace cambia bar. E se uno decide di iscriversi a un corso è perché è curioso, perché vuole vedere come funziona, e allora la curiosità dentro poi ti stimola e quindi poi partecipi. Dopo, se credevi una cosa, era un'altra, presto anche ritirarti. Però fondamentalmente la curiosità, perché una mente immobile non va da nessuna esatto. parte, è come una, un corpo in uno scafandro che però è bloccato da qualche parte, non ti muovi, sei dentro lì chiuso. E poi come dicono che sei la media delle cinque persone coi frequenti, se vieni a frequentare Luce Armonia potrai solo che essere una persona meravigliosa. Sì, è da arricchirti <ride> tantissimo. Stiamo pensando anche di far partire dei corsi tipo Harry Potter per anche per i più giovani, per i bambini, per insegnare l'autoguarigione e far proprio crescere eh, con le radici proprio già dai bambini con questa idea che Beh, con la mente puoi fare la tutto la meditazione la fanno più facile i bambini sì, io come figlia me. la faccio sempre ed è meravigliosa perché come la mente è in grado di ammalarci io non sono la prova, lo sai anche tu sei anche in grado di guarirti e hai visto che poi che fatalità io sono stata in ospedale tanto tempo e Giuditta era infermiera dovevamo proprio, dovevamo proprio incontrarci dovevate in tro trovarvi. Esatto. Esatto. Quanti minuti abbiamo, maestro, dalla regia? Almeno due. Quanto? Almeno, Almeno due. Tre. Almeno, due o tre. Almeno due o tre. Quindi eh, avete visto <ride> che presto si fa passare il tempo. Allora, mandiamo un messaggio alle persone, anche perché così intanto ricorda dove ti trovano le pagine Facebook. Chi le dice? Chi le sa? Allora, le pagine sono luce e armonia e se mette un attimo la locandina dell'inaugurazione dell vedrete il logo. E ci riconoscerete da questo luogo fantastico <ride> e soprattutto appuntamento da segnare in agenda sul calendario grande, così è che l'inaugurazione del nostro studio sarà sabato 15 aprile alle ore 17 e ci trovate a Fossò. Allora, con l'occasione ci sarà anche un bagno di suoni e proverete anche un accenno dei nostri massaggini. Eh sì, perché non facciamo solo corsi e anche i massaggi che faremo <ride> ecco, sono fuori dallo schermo. La parte olistica che curate voi personalmente, sì. e quindi è questa però, ognuno le sue parti, però poi ci sono questi corsi, ecco, e quindi ci sono più ragioni per avvicinarsi. Una è, ripeto, per la curiosità. Dopo uno intende seguire certe linee, intanto fatevi vivi, ribadisci la pagina. Luce e armonia. Indirizzo? Indirizzo Fossò, strada provinciale 53 in provincia di Venezia. Molto bene. 15 aprile? 15 aprile, ore. sabato, ore 17. 17, quindi chi vuole venire a bere un bello spritz fresco, per esempio, mangiarsi qualche cosa, godersi un bagno di suoni con e Barbara Talon. Ecco qua, vedi? Inauguri ecco, questo è il nostro locandina. logo. E, che tra l'altro è stato fatto da una nostra cara amica l'abbiamo sviluppato insieme Lara anzi che ringraziamo dal profondo del nostro cuore e, e appunto chi vuole godersi un bel bagno di suoni assaggiare un po' le nostre manine e con l'occasione ci saranno anche incontrare. degli scorti perché faremo dei massaggi molto particolari anche quelli fuori dall'ischema perché sono messaggi che abbiamo canalizzato personalmente e riadattato e non sono i soliti massaggi che si trovano sugli altri studi. Allora, siete curiosi? Avete capito cosa dovete fare? Tanto vi ricordo, vi siete persi qualcosa? Mm. Sì, non importa, fra qualche giorno su YouTube ritrovate la puntata e quindi automaticamente tutto quello che vi siete persi lo riascoltate e andate a vedere di nuovo le locandine, c'è scritto tutto, lo rivedete con la vostra Santa Calma. Nel frattempo sarà passata anche la Santa Pasqua, questa sera noi siamo felici di aver potuto dire qualcosa di diverso, abbiamo parlato delle donne, abbiamo parlato della storia del Veneto, abbiamo parlato di tante cose però come sempre ognuno per sé si guarda allo specchio e si fa gli auguri di buona Pasqua noi lo facciamo per tutti ovviamente quindi grazie ragazze grazie, grazie a te Claudio e, e buona Pasqua a voi, buona Pasqua a tutti voi ovviamente io torno venerdì prossimo questa è, questa vi tocca c'è poco da fare, grazie a tutti buona Pasqua, divertitevi, sereni introspettivi, con la luce vai, ciao